Ok guys, eccoci ritornati con un nuovo let's play. Inizieremo questa volta Forza Horizon 2. Ok, andiamo il via veloci. Allora vabbè, sottotitoli le abilità, luminosità va bene così. Vabbè, intanto qui vediamo i comandi. Ve l'avevo pubblicata anche sulla pagina di Facebook, gli screenshot di, mentre giocavo, mentre stavo, era appena arrivato il gioco, subito a provarlo, a giocarci, veramente. È stato un bel gioco, è un gioco non è niente male, lo consiglio a tutti veramente. È disponibile per Xbox 360 e Xbox One. Il prezzo ora non me lo ricordo, andatelo a cercare, penso, se non sbaglio sui 59,90€. Open your eyes. Listen closely to the sound of my voice. With every word and every number, you move faster and faster. On the count of 10, you will be in Horizon. I say, 1. Your pulse begins to quicken. 2. Your friends rattle in the back seat. 3. You're moving faster and faster, the ocean roaring beside you. 4. Your thoughts begin to wash away in a cloud of wind and dust. 5. Colored lights flurry in the distance. 6. The lights shudder. Everything lost in a thin blue haze. 7. You hurtle faster and faster into infinity. 8. The crowd thunders. 9. You cross into a larger, more colorful world. On the count of 10, everything you've ever known fades away. You will be in Horizon. Fantastic news. The PR for the Horizon Festival has totally paid off. There will be a massive crowd at the dock to see your cars, so take it easy when you're coming off the ferry. When you reach the road, you can put your foot down. We'll head inland and rendezvous at the festival tonight. It's not a race to get there, but you wouldn't want to be last to arrive, would you? Bene signori, allora, corri verso il festival. Allora, una cosa che a me ha dato molto fastidio di questo gioco è stata la mancanza di doppiaggio italiano, no? Perché diciamo gli altri titoli principalmente lo hanno. Allora, come prime impressioni, la guida non è niente male, la guidabilità non è niente male. Le ambientazioni sono molto belle, per carità sono perfette. Siamo in Italy, decisamente non so dove, non mi ricordo. Devo andare in forno. Comunque avevo scritto su Facebook appunto se potevo farlo in facecam. Purtroppo in facecam non l'ho fatto e vi spiego il perché. Ho detto siccome poi se vorrei fare magari qualche parte che dura di più, poi non lo posso fare perché appunto il cellulare ha come sapete, purtroppo il mio cellulare ha solo una memoria interna da 16 giga. Purtroppo un bel po' sono già tutti occupati. Quindi onestamente non ce ne ho solo 3 giga. È un video di 20 minuti, occupa più o meno sui 2 giga e mezzo. 22 minuti, vabbè, quasi 30 quasi 25 minuti arriviamo sui 30 giga, sui 3 giga, scusate.
Quindi onestamente perché potersi anche si interrompe prima, appunto, non per mancanza di spazio, ma anche per, solo per motivi giusto così. Si interrompe da solo anche dopo. Comunque, per il momento, signori, sto facendo, ecco, neanche il tempo di dirlo. Signori, vediamo intanto la macchina se l'ho danneggiata. No, non si vede, non si vede il ragazzi, il cofano, scusate. Non si vede la parte anteriore del veicolo, si vede solo dall'alto e non mi piace. Perché devo vedere se ho riportato dei danni. Allora, adesso vorrei cambiare videocamera. Ok, oh, perfetto. La mia videocamera preferita. Perfetto, lo adoro così. Oh, finalmente si gioca bene. La prima cosa che dovrò modificare assolutamente è il cambio. Lo voglio automatico, lo voglio manuale. Nel senso che lo cambio io, c'è anche se magari è automatico. Com'è che qua non ce ne stanno cambi automatici, sta solo il sequenziale al massimo. E volevo dire, il gioco di per sé è molto bello. L'unica pecca di questo gioco è l'impianto frenante. Perché fa delle frenate, magari io, siccome mi sono abituato ormai, diciamo, a Gran Turismo 6 e a Forza Motorsport 4 e anche a Forza Horizon 1, premevo a fondo, diciamo, per frenare in maniera discreta. Adesso qui bisogna frenare in maniera più delicata, perché hanno dei freni veramente che sono pazzeschi. Cioè, tipo, se premo a fondo mi arriva in meno di 2 secondi a zero. Porro esagerato, 2 secondi a zero no. Però capite che, diciamo, non è molto bello da vedere, neanche da giocare. Comunque noi siamo adesso alla guida, bisogna anche dirlo, della Lamborghini Huracan. Huracan, se non sbaglio si dovrebbe chiamare così. Molto bella, bellissima, guardate che figa. Guardatela quanto è figa. Benvenuti in Europa. Mixture of music and machines, right? This was a long time in the making, but it's totally worth it. Tomorrow morning you're gonna get fresh cars, and then we're off on our first road trip. But tonight, welcome to Horizon. Ok, adesso signori dobbiamo scegliere la nostra vettura. Allora, abbiamo come prima scelta abbiamo la Chevrolet Camaro SS Coupé del 69, la Toyota Supra RZ del 98 e la BMW Z4 S-Drive 35iS del 2011. Per il momento, signori, quella più, non veloce, però mi piace di più è la Z4. Quindi prenderemo questa. Poi ovviamente ne prenderemo altre vetture, possiamo prendere. Per il momento la Z4 è, diciamo, la scelta non migliore, però... Allora, colori casa produttrice, vediamo. Aspettate, colore grigio metallizzato. Dovrebbe essere questo. Alterna visuale, fammi vedere. Sembra carino, però lo voglio ancora più metallizzato, sì. Allora, vediamo così. Alterna. Allora, così sembra perfetta. Così troppo, ok, perfetta così. Prendiamo quest'auto con questo bel colore. Ok, perfetto. Allora, abbiamo già la nostra prima vettura, la BMW Z4. È un'ottima vettura, trazione posteriore. Certo, non è migliore dell'Audi. Adesso arriveranno tutti gli haters sotto. Ma che cazzo è dire migliore dell'Audi? L'Audi fa schifo! L'Audi non fa schifo!
La Corvette, porca puttana, 4 marmitte. C'è doppia marmitta. Però io la mia preferita è l'Audi. Chissà come mai, signori, per Forza Horizon 2 hanno scelto proprio la Lamborghini. Cioè, nel senso, per quale motivo proprio un'italiana c'è la Lamborghini? Aumentiamo la difficoltà per prima cosa, perché, signori, qua... Adesso qui sta spiegando, bla bla bla, le solite cose, bla bla. Io, signori, qua devo modificare assolutamente lei in difficoltà. Allora, prima cosa, ABS disattivato, sterzo simulazione, controllo no, cambio manuale. Il pulsante back va utilizzato per accedere agli eventi. Accede alla mappa dal menu di pausa, ok. Traiettoria, vabbè, la traiettoria, il cambio manuale. E allora, come mi dà per aver fatto tutto questo, il 75% di bonus in più, di money in più. Perfetto, allora, abbiamo immediatamente la nostra prima gara sulla BMW Z4. Via. Allora, per chi non lo sapesse quali siano i tasti per il cambio manuale, allora, con B aumentate di marcia, con X invece scalate di marcia, la diminuite. Una cosa che vi dico sempre, signori, che voglio dirvi, signori, qua i checkpoint vanno rispettati, cioè che vuol dire? Dovete prenderli assolutamente i checkpoint, se non li prendete vi farà ripartire da capo. È un consiglio, vedete che frenata brusca che ha fatto, non ho premuto neanche a tavoletta, signori, il freno, l'ho premuto quasi a metà, sopra la metà proprio, Vai Giulietta di merda, ti odio Alfa Romeo. No, io odio l'Alfa Romeo, non me garba. Lancia forever. Guardate, mi ha chiuso la visuale e non vedevo un cazzo. Lancia forever, signori, proprio, Volevo dirvi questo. Se magari ci sarà una gara in cui magari perderò, che sicuramente ci sarà, la riavvierò automaticamente. Cioè, la taglierò, skipperò il tutto fino alla gara. Nel senso, manderò direttamente la gara in cui vinco, senza farvi vedere la gara in cui perdo, magari, non lo so. Per il momento andrà così, poi vedrò. Allora, siamo terzi, non è male. Cioè, vedete, il gioco di per sé non è male. Però, come per essere una trazione posteriore, la Z4, mi aspettavo che fosse un pochino più birichina in curva. Ah, già finito. Oh, bracciale giallo. Ok, grazie. Non so di dove finire di più. Primi passi, grazie. Vabbè, grazie. No, non badate al gamer tag, questo Veget lo uso solamente per registrare. Il gamer tag è quello che avete trovato sulla pagina Facebook. Quindi questo non ha i pass online. Vabbè che non li avranno più i pass online, neanche l'altro profilo, perché come ho già detto, per un po' non attiverò l'online su... Guardate la Lamborghini Huracan! Troppo figa! Huracan. Troppo figa! È fighissima la Lambo. Ovviamente adesso c'è chi si lamenta degli italiani. Oh, benvenuto a Castelletto. Hey, Ashley, I didn't know you were here today. Yeah, with that rain we had a few spin-outs. My work's all piled up. Hey, guys, this is Ashley. She's in charge of garage services for Horizon. Hey, guys. If you need anything, tuning, painting, upgrades, spares, whatever, come to me. I got you covered. Okay, getting down here was a bit of fun, but now it's time to get serious. I want to find out who's the best driver. Aren't you the best driver, Ben? They had a race against you. Come on. I paid her to say that. Okay, we've got a bunch of events arranged around this area. Ok, allora, adesso ci sono queste 4 gare da fare per poter andare nel campionato e quindi diventare campioni. Ovviamente ognuno di questi punti ha 10 gare da poter fare. Noi ovviamente ne faremo solo 4, perché giusto per avanzare nel campionato e per ottenere gli altri bracciali. Poi ovviamente se servirà di dover fare altre gare di quella sezione, ovviamente le faremo. Vedete, 0 su 10 divisioni completate. Intanto iniziamo con questa qui, che è la più vicina, più o meno. C'è chi degli italiani che si lamenta della Lamborghini adesso perché fa... giusto, devo mettere la retro, mi ero dimenticato questa. C'è chi si lamenta perché
La Lamborghini ormai è stata, data che per chi non lo sapesse, è stata acquisita dall'Audi. Appunto, si lamentano perché non. Oh, ho sbagliato, porca troia, devo andare di là. Facciamo passare quel cretino. Perché appunto magari non è più una la vera Lamborghini. Comunque voglio fare una cosa, signori, scusate, dato che abbiamo il rettilineo, guardate, signori. Oh, là un Audi, che bella. Guardate, signori. E vai. Ci tenevo a farla. Ma vedete, quello è un Audi. Fammelo vedere. Sì, è la S4 del 2000 dovrebbe essere. Che figa. Sei fighissima, Audi. Però, allora, io so, se non ho sentito male. Allora, l'Audi si occupa dell'infotainment e della tecnica, della tecnologia, diciamola così, definiamola così. Dei sistemi di sicurezza e tutto il resto. Mentre la Lamborghini si occupa dello sviluppo della carrozzeria, dell'estetica e il motore, se non sbaglio, appunto, è pure loro. Se non sbaglio, si trova che era anche Audi il motore, ma non penso, altrimenti non avrei. Non lo so, mi devo informare bene, però. Se non sbaglio, no. Il motore è sempre Lamborghini. Comunque, freniamo. Accedi alla gara, via. Ok, andiamo subito. Sì, sì, bla 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 bla. Puzzi, puzzi, puzzi. Sì, adesso è finito. C'è anche, signori, chi dice nel web che c'è troppa Audi nella Lamborghini. Perché, se non sbaglio, nel 2003 è stato montato un motore per la Ventador o per la Gagliardo. E il motore da V10 nel 2003 è stato inventato. Quindi c'è chi si lamenta che sia troppa Audi e poca Lamborghini. Però, secondo me, rimane sempre un'ottima casa produttrice. Le macchine sono ottime, le continuano ad acquistare in molti. Cioè, io adoro la Lamborghini, è la migliore. Cioè, no, la migliore. E per. C'è anche la Ferrari, però ovviamente adesso avendo acquisita anche la Fiat. Guardate come deficienti si bloccano. E mi bloccano pure a me. Allora, la Fiat io proprio la odio, signori. Da italiano di solito c'è gente, la maggior parte degli italiani. Cioè, qua in Italia abbiamo tipo se non è. Vabbè, non voglio esagerare. L'80% di auto che sono. Fiat, principalmente Panda e punto. Cioè, non so come alla gente. Allora, qua su questo su questo terreno la BMW mi soffre. Perché la trazione posteriore, diciamo, soffre sui terreni accidentati. Quindi dobbiamo trovare. Eccole. Io onestamente. Io onestamente ho una Fiat Panda del 2006. Non per scelta di mio padre, purtroppo scelta di mia madre. Io onestamente avrei optato, infatti stiamo già optando per una nuova vettura con mio padre. Abbiamo già optato per una Audi A3 Sportback. L'anno, vabbè, devo ancora decidere, però onestamente mio padre è un grande patito Fiat. Più che altro ha avuto anche Lancia, però Fiat, principalmente perché sono, diciamo, le macchine più alla portata di tutti. Sono economiche, ragazzi. Cioè, non è che le acquistano perché sono belle la Fiat. Le acquistano perché sono economiche, sia ben chiaro. Perché la Fiat fa delle modelli di cacca. Cioè, la Fiat Panda nuova sembra è un cazzo di. Sembra un Andrea Vanini, tanto che è grossa. E poi cosa c'è più? Poi per quanto riguarda gli infotainment siamo arretrati di anni luce. Cioè, adesso nel 2014 hanno messo come sistema di navigazione un TomTom estraibile che si trova su Amazon a 50 euro. Cioè, e loro lo fanno pagare 300. Cioè, ma vi sembra normale? A me no. Cioè, Audi ti fa pagare 2-3 mila euro, però è un signor sistema di navigazione, come anche quello Mercedes, BMW, per carità. Gli infotainment tedeschi sono di una cosa pazzesca. Ovviamente, vabbè, drapata! Almeno io cioè, la penso così, signori,
La mia italiana preferita è la Lancia. Poi come supercar, vabbè, Lamborghini, come proprio eleganza e sportività, la Maserati. Cioè, io il mio sogno è avere almeno una Maserati Ghibli o anche una quattro porte. Cioè, una quattro porte sarebbe un sogno, signori. Però costa sui 100, parte da 100.000, no, parte da 90.000 euro e con l'impersonalizzata che ho fatto io arriva sui 130.000. Quindi non è una cifra è una cifra rilevante. Cioè, lo stesso prezzo di un Audi A8 nuova. Quindi là che là siamo. Però ovviamente sono dei motori eccellenti. Poi cosa c'ho più? Come tedesche, Audi a manette, signori. Audi a manette, proprio non c'è da dire. Allora, dato che ci siamo, signori, possiamo andare a fare anche un'altra gara. Tanto ci siamo ancora in tempo. Fatemi sapere voi quali, qui sotto nei commenti, qual è la vostra. Guarda un appunto, bastardi. Quale, diciamo, auto, quale casa produttrice sia la vostra preferita e perché anche. Io onestamente la Lamborghini, cioè l'Audi, la adoro perché è un'auto elegante e sportiva allo stesso tempo. Non dico che come motori sia la migliore di tutti, però è una dei migliori. Cioè, a me piace moltissimo come motori, è un'ottima auto. Come estetica, come interni e tutto. Cioè, se costa 50.000 euro, 53.000 euro l'Audi A4 personalizzata da me personalmente, però c'è di tutto. E stiamo parlando anche di cambio di trazione. Per chi magari non lo sa, quando vedete lo spot Audi che dice Italia Land of 4, perché Italia è Land of 4, non Land of Panda. E se vedete Land of 4, in poche parole, la 4 è l'edizione speciale, diciamo, chiamiamola così, dell'Audi, che si passa dalla trazione anteriore a quella integrale, il 4WD. Ed è una cosa di eccezionale. La trazione integrale Audi è ottima. È veramente perfetta, non perfetta, è ottima. La BMW monta sempre trazione posteriore, Mercedes anche, Porsche anche se non erro. Poi cosa abbiamo più? La Volvo non è tedesca. Ma l'abbiamo più di tedesche? No, la Mini Cooper è tecnicamente acquisita dai tedeschi, ma tecnicamente è inglese. Abbiamo la Volkswagen, ma non mi garba più. C'è l'unica che mi piace tanto è la Passat. Sì, io adoro le macchine grandi, signori. Guardate che bella questa Ferrari. Troppo figa. Bene. Siamo a Castelletto. In Italy, we are in Italy now. Guardate che figata la Z4. È carina, grigio metallizzata, vero? Onestamente la BMW non riesco a vederla nera. L'Audi invece sì, la riesco a vedere nera. Non lo so. Non mi ispira più di tanto nera la BMW. Non lo so, l'ho sempre vista grigia. Allora, speriamo che non ci siano tracciati. Come posso dire? Non stradali, nel senso non siano su un asfalto. Perché sennò qui mi muore la Z4. Mi muore. Ok, vai che siamo già terzi. Sono quarto. Che cazzo dico terzo? Ricordatevi di prendere sempre i checkpoint, altrimenti succede quello che vi ho detto, che vi fa ripartire e partirete. Dato che perderete tempo, partirete da ultimi. Quindi perderete ulteriore tempo per ripartire, perché partirete da fermi. Quindi vai Italia. Grande. Allora, ok, va bene, dai. Beh, diciamo, con impianto frenante adesso ci ho preso un po' la mano con i freni. Non più di tanto, ma non è male. Se non cambiavo le, diciamo, non disattivavo l'ABS, tutto quanto, riuscivo a derapare di più. Cioè, c'era più difficoltà con gli aiuti che senza. No, non sto scherzando, è seria la cosa. Quando l'ho provata all'inizio, con gli aiuti c'era più difficoltà. Certo, non derapava tanto, perché ovviamente la Lamborghini ha una trazione integrale, dovrebbe avere sempre 4WD. E
Sì, signori, cioè, vi romperò le sfracellerò le palle a furia di dirvi tutte queste cose di auto, ma stiamo giocando un gioco di macchine per prima cosa. E poi stiamo toccando il mio tasto non il mio tasto dolente, più che altro. Io adoro, non mi ritengo un super omega esperto, però ne capisco un po'. Quando si tocca questo tasto, diciamo, so come ribattere a volte, perché dire sempre è un po' uno spotto. Ah, ecco perché mi sembrava strana la pista, sembrava di ripeterla. Sono a giri. Pensavo che fosse solo quella lacoma completamente al percentuale. Quindi, allora, come potete vedere, la macchina è molto bella. Io adoro le tedesche. Ovviamente nella prossima prenderemo anche una tedesca. Prenderemo un Audi. Ovviamente prima dovremo arrivare con i fondi, dovremo arrivare al massimo, altrimenti non possiamo acquistare, non possiamo andare all'arrembaggio a acquistare così, su due piedi. Vai. Guardate come va bene. Vai, tira. Come avete visto, ho disattivato tutto, ABS, controllo di trazione, tutto quanto, tranne queste qui che mi piace vederle, non è che è giusto per, mi piace vedere queste freccette sul terreno. Vedete, anche se c'è scritto di frenare, io non freno. Cioè, non è che è solo quando mi sento di dover frenare che magari sto andando troppo veloce. Ok. Beh, siamo arrivati come prima parte, può andare bene, signori. Non voglio dilungarmi troppo. Beh, spero comunque che vi sia piaciuta come prima parte. Vi ricordo di votare, commentare, iscrivervi al canale, di mettere piace alla pagina di Facebook e di seguirmi su Twitter, di andare su G2A se volete acquistare giochi, abbonamenti o DLC in sconto. Vi ricordo inoltre di scrivermi sotto quale casa o case produttrici siano le vostre preferite, quale anche i modelli siano i vostri preferiti e perché. Me lo scrivete sotto, giusto per rimanere, per sapere, diciamo, quali sono i vostri gusti in fatto di macchine. Infatti di... giusto per rimanere in contatto. Allora, Andrea Vanini non è interpellato perché lui... sappiamo già che adora le Audi, è un drogato peggio di me di Audi. No, beh, io sono il massimo di droga di Audi. Vabbè, lasciamo perdere. Ci vediamo nella prossima parte di Forza Horizon 2. Sperando che YouTube non dia i copyright, signore. Oh, un'altra Audi! Che bella! Ci vediamo, guys. Ciao!